UED, dal corso contro Serpa, vieni in Veneto e ti faccio vedere come faccio business. Andrea dal corso risponde alle critiche di Mario Serpa sul rapporto con Teresa. A Mario Serpa è stato chiesto sui social cosa ne pensa del rapporto tra Andrea dal corso e Teresa Langella. La risposta dell'ex compagno di Claudio Sona è suonata secca, business. In pratica Serpa ha insinuato che i due ragazzi siano interessati soltanto ad apparire per un proprio tornaconto in termini economici e di popolarità. Tale risposta ha irritato Andrea dal corso che ha scritto sui social, cercasi morosa per la serpe avvelenata, riferendosi a Mario. Inoltre, il modello veneto ha invitato Serpa nella sua terra per vedere come faccio business. Andrea ha accompagnato la frase con l'icona di due bicchieri di vino, essendo appunto imprenditore vinicolo. Il giovane ha fatto allusione anche alla poltrona di opinionista sulla quale siede Mario, invitandolo al suo compleanno dove lo attenderebbe una poltrona altrettanto comoda. Inoltre, dal corso ha esortato Serpa a dire due parole come opinionista, in quanto, secondo lui probabilmente lo starebbe già facendo. A detta dell'imprenditore vinicolo, sarebbero tutti bravi a parlare, ma solo quando tornano a casa. Andrea dal corso accusato di omofobia dagli utenti del web. La risposta di Andrea dal corso a Mario Serpa è stata considerata da alcuni utenti del web una vera e propria caduta di stile che non si aspettavano da una persona fine ed elegante come il modello. Secondo alcuni il riferimento alla ricerca di una morosa per Serpa, auspicata da dal corso, sarebbe una sorta di presa in giro, essendo noto a tutti che Mario è gay. Quest'ultimo ha partecipato infatti al primo trono gay della storia di Uomini e Donne, venendo scelto dal tronista Claudio Sona. Mario, dopo aver letto il post pubblicato da dal corso, gli ha risposto, ironicamente, di potergli offrire un giro sulla giostra e di preferire di gran lunga essere single, addormentandosi sereno la sera. Il botta e risposta tra i due protagonisti di Uomini e Donne ha incuriosito molto gli utenti del web che sono intervenuti a commentare le frasi scritte dai loro beniamini, parteggiando ora per l'uno ora per l'altro. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione quando Andrea e Teresa andranno come ospiti alla corte di Maria De Filippi, chiarendo la natura del loro rapporto. Alcuni, come Mario Serpa, non credono alla sincerità dei sentimenti di Andrea dal corso, avendo avuto costui un atteggiamento altalenante nei confronti della Langella.